Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Inquisition. Come avevo promesso alla fine della scorsa puntata, ho esplorato un po' la mappa, ho sbloccato quest'altro accampamento, adesso ci ritroviamo vicino al maestro dei cavalli con cui andremo a parlare. Prima però voglio farvi notare un paio di cose. Prima di tutto, come vedete, la nostra Gwen ha una staffa nuova che sembra la coppa di calcio, dei mondiali di calcio montata su un bastone, però. Ho droppato questa staffa facendo questa quest secondaria al rifugio dei maghi, ovvero ho dovuto sgominare quel gruppo di maghi ribelli. In realtà i maghi ribelli li troviamo un po' ovunque su questa mappa, insieme anche ai templari che li cacciano. Ripulendo, diciamo, questa cava, ho trovato sui cadaveri questa bella staffa, che in realtà è una staffa epica, bella potente, quindi l'ho equipaggiata subito. L'ira di Lovias. Invece poi vedete anche Gwen ha un nuovo vestito addosso. In realtà non è un nuovo vestito, ma è il vestito di prima. Semplicemente in questi giorni la BioWare ha appena rilasciato la prima patch ufficiale del gioco, che dovrebbe aver risolto un sacco di bug. Che dovrebbe aver risolto un sacco di bug, ma in realtà sul primo. Appena, insomma, appena iniziato a giocare col gioco patchato, volevo strapparmi i capelli perché aveva rovinato completamente la grafica. Gwen aveva i capelli che brillavano, non aveva più lentiggini, non aveva più le sue cicatrici, aveva delle rughe, aveva dei nei, cioè era completamente diversa. Il gioco andava a scatti, era veramente brutto. Fondamentalmente avevano fatto dei casini con gli shaders. In realtà i casini ci sono ancora, infatti devono rilasciare una patch che fixi la patch. Però hanno spiegato tramite un giro di comandi, tramite prompt, sono riuscita appunto a aggiustare almeno provvisoriamente questi shaders. E adesso più o meno la grafica si è riaggiustata, il gioco non va più troppo a scatti. Però tra i vari cambiamenti hanno anche eventualmente cambiato questo abito che avevo comprato a Haven, adesso di questo colore arancione e verdino abbastanza brutto, ma vabbè. Vedremo di cambiarlo presto. Adesso andiamo a parlare con Dené, che dovrebbe essere qui davanti. Sì, è veramente brutto sto vestito, non piace niente. Era così carino prima rosso e nero, ma. I suppose this must be Master Dennett. We should search the area. Eccolo qui. So you're the Inquisition, eh? Here you're trying to bring order back. High time someone did. Never thought it'd be a Hallorider from the Wildlands, though. Name's Dennett. I served Arleman for 30 years as horsemaster. I hear your Inquisition is looking for mounts. Se avete notato, ci ha chiamato Cavalca Halla. In realtà, non so se l'ha usato in termine dispregiativo o meno, ma gli Halla sono le specie di cervi che gli elfi d'Elish come Gwen. In realtà non è neanche giusto dire allevare, perché loro dicono che gli Halla sono loro amici, sono loro compagni, quindi diciamo li tengono con loro nei loro clan. E li accudiscono e in cambio gli Halla si fanno cavalcare, però appunto è diverso dall'approccio che hanno gli umani coi cavalli che effettivamente li addestrano. Il fatto che ci abbia chiamato Cavalca Halla non so se sia una cosa molto carina o meno, boh. Esatto. It is. Can you help us? Not at the moment. I can't just send 100 of the finest horses in Ferelden down the road like you send a letter. Every bandit between here and Haven would be on them like flies on crap. You'll have mounts once I know they won't end up as a cold winter's breakfast. Ecco, avete un problema con me? If you have a problem with me personally, I'd like to know about it. What? This because I called you a Halla rider? Those Halla are damn majestic beasts. I'll give my right arm to ride one. My wife Elena manages the farms and Bron's in charge of my guards. They'll tell you what they need. Until then, you deserve something better than whatever knock-kneed plowneg they gave you. The chestnut over there is a purebred Ferelden fawder. Take care of him, and he'll take care of you, Inquisition. Ok, dai, subito. Avevo pensato male, in realtà gli piacciono gli Halla. Vediamo se ha altro da dirci. Good to see you, Inquisition. Parlatemi di vostra moglie. You said your wife Elena is in charge of the farms. Yes. A lot of families work our land. They work for us and we take care of them. Elena knows the farms better than I do. Knows what they need. I imagine not being killed by anything would be a start, though. Potete aiutare i profughi? The refugees down at the crossroads could use your help.
Right now, any food I give those luckless bastards might as well go to the rebel mages or bandits. Talk to my man Bronn. He'll tell you what those folks need to protect themselves. Once that's done, I'll give as I can. I've no problem with charity, long as it's not wasted. Parlatemi della zona. What can you tell me about the wilderness around here? Got some old ruins in the forest, from long before any king of Ferelden. The lakes are pretty, though when the weather's odd, you hear tell of spirits. Beyond that, my daughter Sienna set up a track just over there. Fool girl likes to race the horses. Parlatemi un po' di voi. You said you were once Arl Eamon's stable master. Master of the mounts. Ferelden's don't appreciate horses like they do in Orlais, but they knew my name in Valroyaux. My horses took sick less and carried a man longer than any of those fancy prancers they've got. You take care of my people, and I'll make sure your Inquisition is riding right. Va bene. Farewell. Watch yourself, Inquisition. It's ugly out there. Adesso spulciamogli un po' in casa. Ecco. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Tu, prendi. Bottiglia del Tedas. Carnale 869 era benedetta. Un liquore orlesiano per gli ardimentosi o per coloro che desiderano esserlo. Si dice sappia intensificare le sensazioni e abbia sul fondo un nocciolo di pesca eroticamente scolpito. Eh? L'aspetto è piuttosto comune, ma l'imbottigliatore garantisce modalità di incisione assolutamente sconce. Ma che cos'è? Oh mio Dio, abbiamo trovato una bottiglia porno. Oh mamma mia. Eh? No, non ti voglio più parlare. Abbiamo già parlato. Mi ha sgamato raccattando la tua bottiglia porno, porcello. Che ci facevi tu con la bottiglia porno? Ma dimmi te, ma cos'era quella roba? Vabbè. Qui sopra c'è qualcosa. Leggi. No, Duri nella città superiore, capitolo 1 di Varric Tetras. Oh mio Dio, il libro di Varric! Oh, no, vabbè, questo poi me lo devo leggere con calma. Fantastico. Fantastico. Bellissimo. Tra l'altro, capitolo 1 vuol dire che troveremo anche altri capitoli in giro. Oh, che figo. Tra l'altro, ho letto che c'è una petizione da parte dei fan che hanno richiesto alla Bioware di pubblicare un vero e proprio libro di Varric con tanto di autografo. Fantastico, you need. Allora, mi risulta qui. Ecco, sarà la moglie Elaina. I heard what my man said. If you want our horses, then we need our farmers back safe in their fields. Since the breach appeared, the wolves have gone mad. They come after our men like beasts with the water sickness. You deal with the wolves, and our farmers will be safe again. Parlatemi di questi lupi. How are these wolves acting differently from normal? Normal wolves go after livestock, but come at them with a torch and a blade and they run. These beasts, though, it's like darkspawn during the Blight, or when the dead rose to attack us. They're possessed, or something like it. I've lost too many men to the beasts. I won't endanger more. Va bene. Farewell. Good day to you. Andremo a ammazzare questi lupastri. Radice elfica. Tra l'altro mi è venuta in mente adesso una cosa. Visto che a Gwen ho messo la staffa figa, a Solas possiamo mettere quella che aveva prima. Che è... bastone del drago, sì, infatti è meglio. Perfetto. C'è qualcos'altro di nuovo? Armatura rinforzata? Non posso ancora metterla? No, livello 6 e lei livello... mi pare ancora 4, sì, infatti. Vabbè, niente. Però, meno anche Solas ha la staffa più figa. Eccoli i cavalli, però qua sulla mappa... You joined the Inquisition when Seeker Pendergast questioned you. Oh, she was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? It's surprising that an Elven apostate is the one who joined the Inquisition voluntarily. Vabbè. Vedo anche qui una quest. O forse no. Ok. Cos'è questo punto interrogativo allora? Apri? Ah no. Vediamo se può scassinare allora. Richiede specialità strumenti per mani abili. Ok, cos'era? Eppure mi segna qua.
Ma si è teletrasportato? Until they've got any hope of defending themselves. If you put up a few watchtowers, we'd all have more warning before the next attack. Ma qua gli NPC si teletrasportano. Cosa volete che faccia? You said you had a way to help the refugees. I do. There are too many hills in these parts, good places for raiders and bandits to gather. I've marked good spots on the map. You set up watchtowers there, I'll talk to the master and get your people weapons. Ok. Farewell. Quindi sulla mappa, vediamo. Tra questa roba qui che sberluccica. Sicurezza del territorio. Bron ritiene, sì, sicurezza del territorio. Sicurezza del territorio. No, questa è una secondaria. Ah, ecco, problemi con i lupi invece di andare qui. Sicurezza del territorio, ha detto 3, quindi sono 1, 2 e 3. Ok, andremo a farle. Qua vedo che c'è però un bello squarcio e vicino abbiamo uno degli Astrarium. E anche un'altra quest qui e una quest qui, va bene, dai. Andiamo un po'. Esploriamo un po' in giro. Io... eccolo qua. Ah, una cosa carina che invece hanno messo nella patch, forse è l'unica cosa carina che ho visto finora. Adesso quando utilizziamo lo strumento, scusate, il tasto V per trovare gli oggetti, se effettivamente trova qualcosa nella vicinanza, c'è, compare il pallino sulla minimappa, cosa comoda perché invece io passavo le ore, oh mio Dio, dov'è? Invece adesso sulla minimappa effettivamente è comodo. Vediamo un po'. Sianna. Ah, lei deve essere la figlia che fa le corse clandestine. Spiegami come funziona. What kind of racing are you talking about? I set up a course over there with stakes in the ground. It's too narrow to race directly, so I time it with a sand glass. You try to ride the course before I call time. Sta qua sembra avere la voce di Anora di Dragon Age Origins. Farò un tentativo. I'll try one of your courses. Wonderful. Get your horse and I'll set up the stakes. You make time, I'll throw in some of the dress money father gave me. Consider it a donation to the Inquisition. Mi piace, soldi, soldi. Ok, in sella. Ok. Vediamo questo. Monta. Oh. Missione completata, adesso al cavallo. Premi Mayusk per galoppare. Premi I per smontare. Se vuoi chiamare la cavalcatura, seleziona l'icona della cavalcatura nella barra oppure premi I. Quindi... è vero, è comparso un cavallo qui. Livello 5, figo. Quindi, ok, I. Ah, ok, perfetto. Ho capito, quindi dobbiamo prendere la I accentata, quindi quella che c'è dopo i numeri sulla tastiera, sia per scendere che per richiamarlo. Invece per galoppare maiuscolo. Quindi devo fare questo, questa traiettoria. Boh, questo percorso, cioè. Devo passare tramite ste porte, mi sa. Ecco, ci sono dei fuochi. Forse devo passare vicino ai fuochi. Proviamo. Proviamo il maiuscolo. Ah, eccola che galoppa. C'è il tempo, c'è il tempo, oh mio Dio. Adesso dove devo andare? Ah, lì a destra ne vedo un'altra. Ok, quindi premendo in avanti e premendo il maiuscolo sta galoppando. Oh mio Dio, ansia! Ansia, ansia! No, 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 galoppa, galoppa! Ok, e mo? Ah, mo devo tornare indietro. Ok, dai, 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 dai. Oh mio Dio, che ansia! Aiuto, aiuto, l'ero a tempo, no! Oh, già finito? Tutto qui? Quanto sono pro. Vediamo un po', quindi se premo la I. Ah, eccolo lì. Parlami. Parlami. Grazie. Ok. Set up the next course. Great. Go get mounted. I'll put up the stake straight away. Riproviamoci. Sarà un altro percorso, immagino. Sì, infatti devo girare a sinistra stavolta. Mamma mia, ansia, 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 ansia. Vai, falca. Anzi, galoppa. Ok, vedo il fuoco lì in fondo. Vedo un altro fuoco lì in fondo. No, vabbè, con il timer così è pesantissimo. E mo? E mo dove devo andare? Ah, là, 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 là. Oh. Ok, lì davanti. Oh mio Dio, il tempo passa. Aiuto. Aiuto.
E adesso? Ok, in mezzo all'acqua pure. Vai il cavallo in mezzo all'acqua. Prego. Lì a destra. Oh mio Dio, sta scadendo. Oh mio Dio. Ah, ok, è finito. Vai, ma quanto siamo bravi. Grande cavalluccio, mi piace. Tra l'altro è fighissimo, fatto veramente bene. Vediamo. Mamma mia, che bello che è. Quindi I accentata in realtà. Sianna, sgancia il mio premio. Come ancora? Va bene. Set up the next course. Great. Go get mounted. I'll put up the stake straight away. Non è che questa qua continua a farmi gareggiare all'infinito adesso, vero? Ah, tra l'altro se salgo a cavallo scompaiono gli altri compagni di squadra, in effetti ha senso. Vai. Andare di nuovo a destra qua. Ok. Ah, adesso devo attraversare l'acqua dall'altra parte. Al contrario. Ok. Qua mi sembra che il tempo stia scorrendo più lentamente. Vuol dire che è più lungo? Oh mamma mia. E mo? Ok, lì davanti. No, galoppa! Galoppa! E adesso? Ok, lì. Ma lì c'è anche un portale. Mannaggia, devo andarlo a chiudere. Vado a cavarlo un attimo. No, infatti squarcio nell'oblio. No, adesso no, devo fare la gara, sorry. Dopo. Ok, lì davanti. No, mostri, lasciatemi stare. Devo fare la gara di... No, non ci credo che sto evitando i demoni per fare una gara a cavallo. Questione di priorità. Ok. Fantastica sta cosa. E mo? Oh mio Dio, non vedo più niente. No. Ok. E adesso? Di là. No, sta scadendo il tempo. E mo? Giro, sì. Oh. Mamma mia, questa è lunga. Adesso non è con lo stuolo di demoni che mi sta inseguendo dal portale. Mio Dio, sta scadendo. No, sta scadendo. Vai. Ah, mamma mia, ansia. Sgancia il premio. Oh. Beh, è il mio premio? Ma mi aveva detto che mi sganciava dei soldi. Ma dimmi te. Vabbè. Ma quindi adesso se me ne vado via mi rimane il cavallo? Vediamo. Allontaniamoci. Ecco, andiamo magari verso il portale, chiuderlo un attimo. E l'icona rimane in effetti. Vediamo. Ah, siamo abbastanza lontani, vediamo. È vero, fuoco. Dai, andiamo al portale allora. Andiamo, cavalluccio. Ma quindi cosa me ne frega di sbloccare i cavalli per l'inquisizione se io ce l'ho? Troppo veridile. Mamma mia, come sono egoista. Ecco il portale, ma magari scendiamo allora, è meglio. Chiudiamo questo bel portaluzzo. Andiamo vicino e facciamo sbombardamento. Mamma che bello. Sbombardamento. Ok, facciamo anche noi gli scudini, visto che quello di Solas è finito. Non ne ho presi molti. Allora, tra l'altro, vediamo un po'. Funziona la cosa del dispel? Forse era un po' presto. Dovrei usare il dispel quando stanno per spawnare i mostri da queste pozze verdi per terra. Però, ecco adesso. No. Andiamo. Su quale lo uso? Usiamolo qua. Funziona? Ah, sì! E mi ha dato l'XP lo stesso! Oh, che bello! Fantastico! Peccato che sia piccolo il range del dispel. Bello! Mi è piaciuta sta cosa.
Io sì, luto invece di combattere. No. Aia, ecco. Unita, no, vattene via. Ok. Chiudiamolo. Ok. Abbiamo guadagnato un punto influenza, allora. Dopo andremo alla War Table e metteremo punti XP all'Inquisizione. Potere 1. Ah, tra l'altro adesso abbiamo il potere sufficiente per fare la quest che volevo, ovvero andare a Val Royeaux. Ce l'abbiamo, però ormai facciamo queste quest qua del maestro dei cavalli e poi andremo a Val Royeaux. Adesso quindi dobbiamo andare... ecco, no, andiamo un attimo all'astrarium qui sopra. Se lo troviamo, ma segniamolo così, va? Ah, è lì, infatti. Ok, come ci si arriva però un altro... Ma no, perché? No, non ci si arriva da... Oddio, mio Dio, come ci arrivo qua? Ogni tanto devo ammettere che mi perdo nei tragitti. Mi sembra di essere tornati a Mass Effect 1 con il... Come ci arrivo lì? Con il mago di Mass Effect 1. Però... Andiamo. No, non credo di poter salire qua. Oh sì. No. Come ci arrivo lì sopra? Vabbè. Ma caspita, ci arrivo lì. Facciamo il giro da dietro. Bravo, scappa, scappa. Ma perché sta prendendo danno? Ma vabbè, ammazziamo. Perché ce l'abbiamo questo montone? C'è della roba qua. Ok. Sì, abbiamo una quest secondaria, tra l'altro, che ci chiede di ammazzare i montoni per dare da mangiare ai rifugiati. Però non so perché l'abbia attaccato così violentemente da solo. No, ma non c'è verso. Ah, eccolo! Eccolo qui, eccolo qui. Adesso non ci riesce a salire lo stesso, non ci credo. Ok. Vai, Astrarium. Una barchetta dobbiamo fare. Bene, come la facciamo? Proviamo. Così. 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 Per chi non si ricordasse, dobbiamo riuscire a tracciare il disegno senza mai ripassare sullo stesso punto. Va facile. Sono troppo brava in ste cose. Ok, costellazione Peraquialius. Sì. Peraquialus. Va bene. Non ho detto. Ce ne manca quindi uno solo. Che... Ah, è lì, vedi? Oh, figo, poi ci andiamo allora. Ok. Adesso andiamo a scoprire questo luogo storico. Madonna mia, non finiremo mai, no. Andiamo a fare le quest che ci interessano. Consegna fallita, no. Ci interessa sicurezza del territorio. Ma sì, nel frattempo possiamo anche passarla alla piramidina, in effetti. Ripeto, le quest secondarie un po' me le farò da sola, perché veramente, ragazzi, cioè io ho girato un po' sta mappa, avrò girato 2 ore, avrò sbloccato un quantitativo di quest, cioè un free roaming mostruoso, senza contare che ci sono i nemici, infatti, che continuano a respawnare, quindi potenzialmente potrei non uscire più dalle terre centrali per il resto del gioco e non andare neanche più avanti con la trama, visto che non voglio fare ciò. Registriamo solo un po' di quest interessanti ai fini della trama e qualcosa me lo faccio da sola, perché sennò... Meno che poi, ripeto, come ho già detto anche in altri video, se c'è qualcosa di particolare che volete che io vi mostri, registri, fatemelo sapere e provvederò. Ma finché si tratta di... Cerca quella cassa lì, porta la lettera a tizio paciccio, ma magari evito di registrarvelo. Cioè, io mi sto divertendo tantissimo
È veramente bello questo gioco, mi diverte anche solo girare e guardarmi in giro perché è un'ambientazione stupenda, però effettivamente registrare ore e ore di me che passeggio per la montagna forse non è propriamente interessante, ammettiamolo, quindi vediamo di saltare un po' di cose. Però chiaramente la trama, non salteremo niente. Allora, la piramide dovrebbe essere tipo qui. In effetti l'ambiente fattoria di Tizio Paciccio, Tizio Pasticcio, come si chiama, non l'abbiamo scoperta, quindi dovrebbe essere qua. Radice elfica, no, non era questo, però noi ce la prendiamo, così ci facciamo un bel po' di pozzette. Devo dire che finora, nonostante abbia fatto un sacco di combattimenti, di pozze mana non ne ho usata neanche una, quindi boh, vedremo. Vabbè, stiamo anche giocando in normale, magari. Amante di Tirda, Dennetto. Vabbè, anche non credo ci interessi più tanto, quindi niente. Un montone, dai, ammazziamolo anche lui, così ci prendiamo la sua carne. Madonna, mio poverino è esploso. Ma no, gli ha pure urlato Maker Take You, poverino. Ma è un montone, che t'ha fatto di male? Ok, 4 su 10. Bene, abbiamo scoperto anche questo, quindi dirigiamoci alla prima torre, diciamo, da segnalare. Come vedete, vedo uno sberluccichio lo so. Chiamiamo il cavallo. Anche se in effetti usando il cavallo ci becchiamo, cioè ci perdiamo i dialoghi tra i personaggi di squadra, ma visto il bug non mi sembra che ne si stiano facendo grandissime chiacchierate tra di loro, quindi potremmo anche fregarcene per ora. Poi col cavallo più... Mamma mia, che bello il cavallo. Ah, ok, dobbiamo segnalare. Ok, il primo è andato. Adesso dobbiamo andare al secondo. Ma questo l'abbiamo. Ah, c'è anche un ocularum, tra l'altro. E siamo passate davanti e non me ne sono neanche. Ah, forse facendo la gara. Tra l'altro, avete visto che lascia tutta la scia dei delle strade che facciamo? È fighissimo. C'è anche un altro ocularum. Adesso magari non andiamo a attivare. Prima, però, finiamo le quest. Squarcio non ci interessa. Ci interessa, però, andare. Problemi coi lupi. Andiamo a fare la quest della moglie di Dennett. Corri, cavallo, corri! Buttati, cavallo, buttati! Chissà se il cavallo prende danni. Ecco qua un po' di lupacchiotti da sterminare. Vediamo un po'. Ah, ecco, infatti lì è già il nostro simbolino. È un po' inquietanti in effetti. Andiamo boom boom boom, spombattamento. Ah, tra l'altro abbiamo fatto livello prima, posso prendere un nuovo punticino. Appena li ammazziamo. Vai, mettiamoci anche gli scudini, che male non fanno. Ok, deprediamo. Anche il cuoio di carne, sì, il cuoio di carne, sì, scusate. Il cuoio di cane ci serve per craftarci le... Ecco, magari poi mi crafto una nuova chest quando torniamo a Haven, che questa è proprio brutta. Così vediamo un po' come funziona il craft. Riguardiamo come funziona il craft, anzi. No, non devi sparare, ma devi raccattare. Se premo F mi fa depredare. Oh, basta con le armi. Ok. Vabbè, magari tu pozzati che sei un po' messa male. Anche tu, in realtà, Gwen, va? Per sicurezza. Però, livelliamo. Adesso con spirito... Evochi degli spiriti per curare gli alleati caduti nella zona bersaglio, rimettendoli in piedi per tornare a combattere, ma io sto cercando di non farli morire in realtà, quindi ma eviterei per ora. Le tue barriere si affidano alla magia dell'oblio per assorbire più energia prima di esaurirsi. Quando tu e i tuoi alleati avete una barriera attiva, l'energia... Ma non lo so, quasi quasi andrei a potenziare esplosione mentale, cioè... Ogni nemico che colpisce un'esplosione mentale aumenta la tua barriera protettiva mentre trasformi il loro dolore in potere. Mamma mia. Invece qui
Dissolvere effetti magici di stato aumenta i danni dei tuoi incantesimi e la rigenerazione di... Ma non lo so, in realtà non mi sconfinferà nessuno, questo? Ricarica della barriera... Ma... Non saprei, sinceramente sono un po'... Rigenerazione del mana! E ottenere... Ma sì, prendiamo questo, barriera rinvigorante. Quando tu e i tuoi alleati avete una barriera attiva, l'energia benefica e corroborante aiuta a recuperare mana o vigore più rapidamente. Dai, mi piace. Quindi torniamo indietro, ma restiamo qui così possiamo vedere se anche gli altri, infatti Solas però andavamo di ghiaccio, e a lui prendiamo mina di ghiaccio. Tracci sul terreno un simbolo che si manifesterà di lì a breve, una volta pronto congelerà il primo bersaglio che ci passa sopra, va bene. Poi, Varric 2 addirittura. Ok, Varric prendiamo. Punta spilli. Se non gli uccide la prima feccia, forse la decima potrebbe farcela. Ma io l'avevo già preso. Non mi ricordo. Forse non avevo premuto applica. Va bene, prendiamo questo. Bonus 6 danni. E poi gli prendiamo tiro massimo. Hai bisogno di tempo per prendere la mira per il colpo perfetto, ma l'attesa è ripagata con un tiro devastante che ferisce più in profondità i nemici ancora illesi. Vai. Mi sa che non avevo premuto applica allora, perché quella lì mi sembrava di averla già presa. Vabbè. Cassandra, anche lei ha un punticino. Repellente. Se sei in grado di vedere un colpo, allora sei anche in grado di evitarlo. Tutti i danni frontali vengono ridotti. Oppure, grazie alle tecniche perfezionate degli chevalier orlesiani, i nemici non possono fiancheggiarti e sei meno incline a essere sbilanciato quando ti attaccano di fronte. Beh sì, lo sbilanciamento è abbastanza scomodo. Io gli prenderei questo. Perfetto. Entriamoci nella tana del lupo. Wow. That cave could be the lair of our strange wolves. Fossa del lupo, direi sì. Eccoli. In effetti la magia dello spirito è forte, però a livello di attacco non ha nulla, ha solo l'esplosione mentale, che tra l'altro bisogna essere anche ranged. Cioè anche, insomma, abbastanza vicini. Boh. Ah, ecco, vedete, adesso questo pallino arancione che sberluccica è ciò che è stato attivato con il potere di riconoscimento e possiamo andare a lootare, ma eccolo qua. Ed è un onice. Come l'idea che ci sia un portale qua in giro. No, terrore solo. Vabbè. Boom! Spero di sbloccare la specialità della magia dei portali al più presto, perché così è un po' noioso, in effetti. Tra l'altro però ci sono solo altri 5 slot nella barra. Se inizio a prendermi altre magie a caso, poi dove le metto? Non si possono aumentare. I expect the wolves are also pleased to be freed from the demon's control. Finito? Cioè era solo quel demone che rompeva le scatole? Ah. Vabbè, se non mi aspettavo. Grazie a Cristallina. Torniamo indietro allora. Molto bene, usciti dal covo dei lupi, andiamo alla prossima destinazione, sempre legata alle torri, sicurezza del territorio, o qui oppure qui, sì. Ma iniziamo da qua direi, andiamo prima qui. Galoppa cavallo, galoppa! Ok, eccoci arrivati a destinazione, scendiamo dal nostro... Rode destriero segnala la posizione. Ci manca giusto quindi l'ultimo che abbiamo detto era questo. Risaliamo in groppa. Eccoci arrivati anche all'ultimo posto da segnalare, quindi lì. E segnaliamo la posizione. Completa l'operazione torri di guardia delle fatte... Aspetta, no, non ho finito a leggere. Cioè, non è finita così? Siamo a terre centrali. Sicurezza del territorio. Completa l'operazione torri di guardia nelle fattorie... Ah, quindi dobbiamo ancora finirla al tavolo da guerra. Quindi devo per forza tornare a Haven.
Va bene. Radice elfica. A sto punto direi l'ora di tornare, perché potremmo solo consegnare la quest dei lupi, ma se tanto dobbiamo comunque fare anche l'altra lì. Allora, torniamo ad Haven. Torniamo alla sede dell'Inquisizione, facciamo la quest dalla War Table e poi torneremo a consegnare a sto punto. Rieccoci ad Haven, andiamo subito alla War Table. Ecco, possiamo mettere il punto specialità inquisizione. Vediamo un po'. Have you had any trouble with them? Not at all. I will inform you if that changes. Allora, uno studio dettagliato della storia del Teda sblocca nuove opzioni di dialogo inerenti alla storia della Chiesa, ma anche no. Storia antivana. I sarti antivani sono noti per le capacità di ricavare tasche segrete negli indumenti. Possiamo quindi aumentare la capienza della borsa, mi piace. 15, buono, ok, questo lo teniamo a mente. Fornisce uno slot extra per pozioni. Ah, ecco, sblocca il terzo slot, ma non ci interessa per ora. Poi possiamo... Allora, questi sono i punti, diciamo, generali, oppure possiamo decidere se andare su truppe, spie o diplomatici. Teoricamente io vorrei andare su diplomatici, ma ammetto che... Non è che mi... Sono carini questi sui soldi. Beh, in effetti no, questi sono forti. Cioè, questo qua abbiamo il 10% in più di soldi quando vendiamo e qua il 10% di sconto quando acquistiamo. Altrimenti poi ci sarebbe comunque anche andare sulle spie e arrivare a sbloccare questo qui, strumenti per mani abili, che ci consente di... sbloccare i, insomma, tutti, non viene il termine, quello che prima non è riuscito a fare Varric nella casa, cioè scassinare, ok? Scassinare delle porte. Però ci richiedono 4 punti in questa categoria, quindi se io voglio arrivare lì devo per forza mettere altri 3 punti prima. Conoscenze arcane, taglio ottimale. Beh, questo è carino, perché una volta che raccogliamo erbe ce ne dà il 10% in più. Occhio di falco aumenta ulteriormente il range di della V, del tasto V, che ci permette di esplorare cose, bah. Ottieni un raccolto di erbe di livello 1, non so cosa voglia dire. Questo è carino, rileva luoghi storici e punti di interesse aggiuntivi sulla mappa di ogni area, ma ci serve a conquistare una fortezza. Quindi come... Il sospetto è che conquisteremo una fortezza. Boh, per adesso andrei di capienza massima nella borsa. Oppure no, anzi. Andiamo sul sconto per l'acquisto. Oppure basta, ho deciso. Prendiamo ottima reputazione. Grazie ad alcune preziose conoscenze, una grande... E ha una reputazione attentamente costruita, i mercanti valuteranno un 10% in più gli oggetti che l'Inquisizione mette in vendita. Mi piace. Poi decideremo se... prendere i punti anche da parte di Leliana, perché comunque per come volevo giocare questo personaggio di spionaggio non la sconfinfera troppo, diciamo. Qui avevo mandato un po' di gente a fare un po' di quest secondarie, quindi ci siamo occupati del nobile e abbiamo contattato il clan di Gwen, abbiamo ottenuto del loto sanguigno, male non fa. E abbiamo mandato Cullen a fare soldi. 95, potevi fare un po' di più però, eh. Ok, mi sa... Ok, dobbiamo fare questo. Costruisci le torri di guardia. E possiamo farle fare a Josephine. Nei pressi di Radcliffe ci sono diversi nobili disposti ad aiutare l'Inquisizione se siamo disposti a fare loro un'offerta. Oppure i miei soldati erigeranno quelle torri in un battibecco. Bah, sì. Oppure no. Cosa dite? Nobili o soldati? Ma mandiamo i soldati che almeno facciano qualcosa. 47 minuti. Ok, direi che per oggi allora possiamo interrompere qui, perché dovremmo aspettare un po' prima di poter andare a consegnare le quest. Sì, direi che allora la puntata la chiudiamo qui e la prossima volta inizieremo con l'andare finalmente a Val Royeaux.
ci richiede 4 punti, ne abbiamo ben 9 adesso, quindi direi che è ora. Andremo a Valroyo e poi torneremo a consegnare le quest del Maestro dei Cavalli. Ok, allora con questo io vi saluto. Grazie per essere stati con me, spero vi sia piaciuta la puntata. Di nuovo, qualsiasi cosa vogliate chiedermi o vogliate sapere in più, chiedete pure, scrivete nei commenti e io vedrò di rispondervi. Grazie ancora, allora alla prossima, ciao ciao!